anticipo i 150 milioni di euro che la sola fondazione Carite per mobilizzazioni finanziarie utilizza per le transazioni finanziarie e strumenti finanziari non immobilizzati. Visto che i numeri delle fondazioni sono 8, a determinare il totale si dà presto. A parte alcune considerazioni non proprio pertinenti all'attività finanziaria delle fondazioni bancarie, si è più volte constatato nell'ultimo periodo un invito da parte dei sindacati, in particolare della CGIL, a riflettere sul ruolo delle fondazioni bancarie nella crisi. Vi leggo l'articolo, l'avete già letto ma per ricordare, del segretario generale Massimo Giulietti: le fondazioni svolgono appieno il loro ruolo di salvaguardia e stimolo sul territorio, intervenendo, ove possibile, a sostegno della piccola e media impresa umbra. Ruolo che anche il segretario CGIL Umbria Mario Bravi ribadisce sulla stampa essere fondamentale per il sostegno all'attività produttiva, facendo segno al fondo di rotazione in favore dell'attività imprenditoriale.